Maurizio Pirisi, capogruppo di Forza Italia, resta critica la vostra posizione rispetto alla gestione del Consiglio Comunale e anche delle commissioni, in generale dunque dei lavori che riguardano proprio l'ente pubblico. Cosa è successo anche ultimamente? Ma anche ieri c'è stata una convocazione della conferenza dei capigruppo alla quale abbiamo deciso di non partecipare e non abbiamo preso parte come opposizioni, perché ancora una volta veniamo preclusi da qualunque scelta, da qualunque indicazione, persino delle date. Il Presidente del Consiglio, che poi di Presidente non ha nulla, arriva con un ordine del giorno precostituito, con le date già individuate in funzione delle esigenze dei consiglieri, della maggioranza e del sindaco, e la conferenza si limitava ad una semplice comunicazione, nessuna discussione, nessuna indicazione dei percorsi da seguire, nessuna indicazione per quanto riguarda tutte quelle mozioni, tutte quelle interrogazioni in arretrato ormai da mesi e qualcuna anche da anni. E quindi, essendo diventato un momento di totale inutilità, che poi va a pesare sugli oneri del comune, abbiamo pensato di non prendervi più parte. Ci limitiamo ad apprendere dal segretario le date della convocazione, gli argomenti che verranno trattati, e mi dispiace perché in effetti constatiamo che in questi anni l'ufficio del Consiglio Comunale non è mai esistito, il Presidente non ha mai esercitato un ruolo. Il Presidente, che è la prima carica del Consiglio, ancor più rilevante del Sindaco, non ha neppure una stanza di rappresentanza dove poter ricevere i cittadini che hanno necessità di comunicare col Consiglio. Non ha una stanza, un riferimento per intraprendere rapporti con gli altri presidenti, con le altre istituzioni del territorio. Insomma, è una presidenza vuota, così come vuoto è tutta quella parte del Consiglio Comunale che fa riferimento a questa maggioranza. E proprio parlando del Consiglio Comunale, secondo lei è necessario affrontare il tema, anche forse con un Consiglio aperto, della crisi del territorio? Ormai le vertenze sono tante, troppe, infinite, anche nel Comune di Olmedo, che è il Comune di Olmedo che riguarda anche ovviamente Alghero. Secondo lei è il caso che anche su questi temi si riunisca il Consiglio e affronti tale questione? Guardi, siamo alla fine della legislatura, mancano ormai 4 mesi veri, perché gli ultimi 2 mesi non potranno essere considerati. Io penso che si sia veramente perso il treno per affrontare queste argomentazioni, le argomentazioni del territorio che ci stanno caratterizzando in negativo e stanno peggiorando la vita del cittadino algherese, e mi riferisco ai problemi della sanità, ai problemi dell'aeroporto. Penso a quei poveri anziani che sono ospitati in quella sottospecie, la chiamo così, riferito agli anziani, di campeggio, parlo dell'ostello della gioventù, adatto ai giovani, come definisce il nome, ma sicuramente inadeguato alle esigenze di persone anziane, di persone che hanno necessità di muoversi su carrozzine, di disabili. Ecco, vede, le tematiche sono tantissime, potremmo parlarne per giorni. Qua ci si riempie tutti la bocca di belle parole, di grandi progetti, di proclami, ma poi di concreto non si fa assolutamente nulla, nulla. Ecco, io mi auguro che gli algheresi, dopo 4 anni e mezzo di amministrazione Bruno, si rendano conto di quanto sia stata vuota, inerte e inutile. Basta guardarci attorno nella città per renderci conto quanto poco si sia fatto in positivo e quanto invece la città si sia in qualche modo impoverita.